lascerei, se no ti lascerei. No, buongiorno, intanto ringrazio di avermi invitato, credo di essere fuori posto perché io non ho una formazione economica e mi addentro con difficoltà in questi problemi che ho cominciato a studiare male per un semplice motivo, perché è 2 o 3 anni che qualsiasi proposta si faccia a livello di piccolo comune o a livello di Stato, a livello di politica del lavoro eccetera, la risposta che viene data è sempre comunque no, non si può fare perché mancano i soldi e c'è il debito eccetera. Allora, professore, scusi se le interrompo, ma io sto usando questa tecnica anche con mia moglie, gli dico no, c'è il problema della finanza pubblica, sì. E per ora... Infatti, mi pare che anche un po' degli economisti che Modiano ha citato siano organicamente impegnati in una campagna di terrorismo nei confronti della popolazione, del loro pubblico, eccetera, per... suffragare e sostenere le politiche di stretta e recessive che stanno, vengono messe in atto. Io in realtà sono molto meno ottimistico di quello che si ricava da questo quadro, intanto perché vedo che i focolai potenziali di disastri ci sono non solo in Italia ma anche in altri paesi. Che le politiche che vengono adottate è difficile che vengano corrette nel corso il breve periodo in futuro, che ci troviamo già di fronte a dei paesi che hanno fatto crack, perché la Grecia è inutile dirlo, ma a causa delle politiche che le sono state imposte e nel baratro, al default, l'ha già fatto, hanno trovato una maniera per non chiamarlo default, tanto non ha rimediato niente, adesso ne farà un altro e poi non si sa assolutamente dove viene, ma Portogallo, Spagna, sono sulla stessa strada e vorrei far notare che grosso modo le politiche che Monti ha adottato non fanno che seguire di un anno quelle che sono state adottate in Grecia, quindi vedo molto più nel nostro futuro, purtroppo, e sono un forte pessimista, una grossa situazione di instabilità piuttosto che la possibilità di trovare prontamente dei rimedi. E se uscissero fuori gli Eurobonds o la Banca Centrale Europea adottasse delle soluzioni di sostitutive, insomma, come quelle che ha adottato dei prestiti all'1%, 1.000 miliardi di prestito, 260 miliardi di euro di prestito alle banche italiane che non sono rifluiti minimamente, no, a finanziare l'economia. Ora la situazione che cos'è? Cioè, io vedo dalla Lombardia, ma credo che sia uguale, chiude una fabbrica al giorno, cioè il livello di disoccupazione che ci troveremo nei prossimi tempi a dover fronteggiare sarà altissimo, non soltanto, ma quando una fabbrica chiude e poi ci mette molto a riaprire, quelle fabbriche non riapriranno più, disperdono un patrimonio di competenze, di esperienze, non soltanto ai livelli manageriali, ma anche a livello operaio e tecnico, eccetera, perché mettere insieme la gente a lavorare, soprattutto in ambienti piccoli dove la comunicazione ha un ruolo, continua ad avere un ruolo forte nella produzione, no? Mandarli a casa, qualcuno si trova un altro lavoro perché ha delle professionalità che ancora si vendono, gli altri vanno in cassa integrazione, vanno nella disperazione, eccetera. Poi anche quelle fabbriche non riaprono più, se riaprono devono ricominciare da zero. No? E noi ci troveremo in una situazione di questo genere. Scendendo un pochino sui piedi per terra per parlare di cose che poi vi riguardano direttamente come centrale di distribuzione, insomma, no? Imprese impegnate nella distribuzione. No, c'è qualcuno di voi che crede che nei prossimi anni ci sarà una ripresa salariale? No? Che i salari riprenderanno a crescere e a sostenere un potere d'acquisto? Oppure no, che la disoccupazione rientrerà in maniera sostanziale, oppure che tutti quei disoccupati continueranno a essere sostanzialmente persone con un potere d'acquisto nullo o ridottissimo fatto i lavori salariali. Quando abbiamo il 30% di disoccupazione giovanile, cioè vuol dire la nuova generazione, pensiamo no, che nei prossimi anni quei 30% si sistemeranno con dei lavori che gli daranno del reddito sufficiente a sostenere dei livelli di consumo come quelli che hanno sostenuto imprese come le vostre nel passato, come le vostre, come quelle di cui voi avete la responsabilità nel passato, no? Oppure dobbiamo innanzitutto fare i conti con il fatto che ci aspetta
un periodo di fortissima instabilità dal punto di vista della turbolenza economica e finanziaria su tutta l'Europa. Io non parlo del mondo, ma sicuramente l'Europa sì, cioè non vedo vicino la risoluzione dei problemi istituzionali ed economici che permettono di ricreare un clima di stabilità. Ma soprattutto in situazioni come l'Italia, che abbiamo di fronte allo specchio della Grecia, del Portogallo, eccetera, con questa situazione di vera e propria deflazione e ristagno, eccetera, anche a livello di consumi e di distribuzione, credo che dobbiamo fare i conti con un quadro di carattere pessimistico. Aggiungo una cosa, tanto per caricare il colpo, no? Cioè, siamo in prossimità di una crisi ambientale di dimensioni planetarie di cui non parla nessuno. Cioè, il governo Monti è riuscito a presentarsi in Parlamento senza nominare una sola volta il problema ambiente, né questo governo finora ha adottato la minima misura che abbia qualcosa a che fare con i problemi posti dalla crisi ambientale. Che vuol dire conversione energetica, no? Che vuol dire riassesto del territorio, che vuol dire contenimento dei consumi energetici, cose di questo genere. Non ci sono, anzi, credo che tutte quante le misure in campo energetico che questo governo ha adottato, sta per adottare o sta cercando di adottare, siano diretti a sforacchiare l'Italia da nord a sud per cercare il petrolio che sostengono, di cui sostengono che il nostro paese sia ricchissimo, e per contenere invece il boom delle energie rinnovabili, che con degli difetti drammatici nell'impostazione delle politiche comunque sono stati l'unico settore che negli ultimi, uno dei pochi settori che negli ultimi tempi ha tirato. Allora, quello, se questo è lo scenario, siccome dobbiamo parlare del futuro, lo scenario con cui dobbiamo confrontarvi, e vi chiedo scusa se lavoro per immettere questa nota di fortissimo pessimismo all'interno di questo dibattito, credo che le politiche anche aziendali da adottare vadano commisurate a una cosa di questo genere, in particolare per quello che riguarda i consumi, ma anche per quello che riguarda la possibilità di riorganizzare la produzione in un contesto così turbolento e così difficile da affrontare. Io ho dato il nome alla, non alla soluzione, all'indirizzo che ritengo giusto utilizzare come punto di orientamento nella pratica politica a tutti i livelli, insomma, dal livello governativo al livello del più piccolo dei comuni, al livello delle aziende, eccetera. Di conversione ecologica, è un termine che ho ripreso da Alex Langer, non vi sto a dire no, chi era, perché credo che lo sappiate. Il termine ha la sua importanza e rilevanza perché ha un duplice riferimento, uno di conversione, no? Un termine quasi religioso, uno di carattere soggettivo, riguarda un cambiamento negli stili di vita e quindi nei modelli di consumo e quindi nel rapporto che ciascuno di noi ha con l'ambiente e con il prossimo, che deve essere la premessa e l'accompagnamento indispensabile di una trasformazione economica della società, e l'altro è invece la dimensione oggettiva, cioè intervenire non soltanto a spingere o rallentare la produzione, no? Cioè a puntare alla crescita piuttosto che alla decrescita o allo stato stazionario, eccetera, ma intervenire nel merito di che cosa produrre, come produrlo e soprattutto dove produrlo, o anche insomma dove produrlo, perché queste sono cose essenziali per riportare il sistema economico entro i limiti della sostenibilità sia ambientale ma sia anche sociale, cioè di una maniera più equa. Allora faccio alcuni esempi per poi venire cadere a bomba sul ruolo una cooperativa di distribuzione, insomma, come quelle di cui voi siete responsabili. Dal lato soggettivo, io penso che l'elemento caratterizzante della conversione ecologica sia non soltanto l'intenzione individuale di scegliere nel paniere dei consumi, no, quelli che hanno un impatto minore, meno imballaggio, sono stati prodotti in condizioni più ambientali, più sane, eccetera. Naturalmente questo è indispensabile, ma ciascuno di noi individualmente di fronte allo scaffale di un supermercato può fare ben poco, cioè scegliere un prodotto piuttosto che un altro.
il passaggio fondamentale è il passaggio da dei consumi individuali, da un rapporto con il mercato di tipo individuale, a dei consumi condivisi, che non vuol dire collettivi, cioè non mangiare tutti la stessa cosa e vestirsi tutti alla stessa maniera, ma decidere insieme gli acquisti da fare, no? O organizzarsi insieme per fare gli acquisti. L'esempio più classico per capire come oggi noi abbiamo difficoltà a compiere delle scelte è il trasporto e la mobilità. Cioè noi molto raramente possiamo scegliere fra trasporto pubblico e trasporto individuale, perché il trasporto pubblico in certi posti o a certe ore non ci porta, oppure ci porta a costi per noi assolutamente insostenibili. Per avere un trasporto pubblico adeguato alle nostre esigenze, quindi rinunciare o ridurre drasticamente l'uso dell'automobile, bisogna organizzarsi, bisogna che siano gli enti locali, ma anche con la partecipazione dei cittadini, adottare tutte quelle situazioni, da più autobus, più treni, più pullman, eccetera, al car sharing, al carpooling, al trasporto a domanda, eccetera. Soluzioni, tra l'altro, a Firenze in parte sono state anche sperimentate. Ma l'esempio maggiore di consumo condiviso che io vi offro, e poi per dire che vi riguarda anche se attualmente apparentemente sembra l'alternativa alla coppa della distribuzione, sono i GAS, gruppi di acquisto solidale. Sono delle associazioni di famiglie che si uniscono per compiere insieme degli acquisti, in genere in campo alimentare, ma ormai anche nel campo del vestiario, nel campo della mobilità, in campo energetico. Che cos'è? Intanto sono un elemento di solidarietà. Le famiglie si riuniscono e decidono insieme, e molti ci vanno proprio perché hanno l'occasione di rompere l'isolamento. Secondo, si salta molta mediazione commerciale. Ora, di questa voi ne sapete parecchio, ma è Coldiretti a dirci, no, che molto spesso dal campo al banco del supermercato un prodotto agricolo aumenta anche mediamente di 5 volte. No, e non sono tutti i margini che incassano le coppe, ovviamente. La catena è purtroppo molto lunga. Però il terzo, molto più importante, è la crescita di saperi. Per svolgere gli acquisti condivisi bisogna informarsi, a crescere il proprio sapere e trasmettere questo sapere o imporre un analogo processo anche al produttore, per esempio al produttore agricolo che deve adottare certe procedure perché si vogliono prodotti ecologici, prodotti in una certa maniera, o anche al produttore alimentare se è un'industria come quella a cui in genere si rivolgono i GAS, che sono piccole industrie di tipo tradizionale. Bene, l'altro campo, il campo oggettivo, no? Lo vedete, cioè il GAS nel suo piccolo contribuisce a trasformare la produzione agricola di quegli agricoltori che lo servono. Sono pochissimi, un esempio piccolo, ma se un'amministrazione comunale, d'accordo ovviamente con chi opera nel settore distributivo, si impegnasse a fare un'operazione di questo genere, io credo che questo cambierebbe in gran parte il volto dell'agricoltura italiana, che da monoculture molto spesso in passivo, perché tutta l'agricoltura italiana è sorretta dalle sovvenzioni europee, eccetera, potrebbe diventare un'agricoltura produttiva. Dal punto di vista oggettivo della trasformazione, questo è un accenno che riguarda l'agricoltura, ma io credo che tutto quanto i processi di riconversione produttiva abbiano un filo di orientamento, cioè la riterritorializzazione delle produzioni, cioè riportare a casa molte produzioni che oggi sono disperse nel mondo. Perché? Perché io credo che nessuna industria italiana è in grado di reggere a livello salariale, a livello di inquinamento, o poche, quelle che ci sono e dimostrano abbondantemente di farlo, reggere la concorrenza salariale e di impatti ambientali con delle produzioni che vengono dalla Cina e dall'India. Questo è stato dimostrato. Ma c'è di peggio. No, per esempio, nelle politiche che hanno tirato, come le politiche energetiche, dove l'Italia ha distribuito stupidamente gli incentivi più alti del mondo, tra l'altro attirando in Italia delle finanziarie, cioè non delle imprese energetiche, ma delle imprese finanziarie che hanno fatto dei puri interventi speculativi perché coltivare pannelli solari in Italia rende più di qualsiasi altra produzione, eccetera.